facendosi dell'autochirurgia su se stesso. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su questo canale. Allora, oggi faremo un nuovo video in cui parleremo di un crimine di cui si è macchiato questo giapponese che è arrivato persino a mutilarsi la faccia e a farsi una chirurgia estetica, se vogliamo chiamarla così, su se stesso pur di non farsi beccare dalla polizia. C'è stata una ragazza che è andata in Giappone, in uno dei paesi più ritenuti comunque tra i più sicuri al mondo, e si è ritrovata a essere vittima di questo killer di cui andremo a parlare in questo video. Ragazzi, questa storia è veramente macabra e anche strana, cioè io soprattutto per il modo con cui questo ragazzo ha cercato di sviare la polizia, come andremo a vedere, come vi dicevo, appunto facendosi dell'autochirurgia su se stesso. Allora, io ho paura persino a tagliarmi i capelli, questo è riuscito a farsi una chirurgia proprio sulla sua faccia. Comunque, andiamo a scoprire questa storia e mi raccomando, se volete altri video come questi, lasciate un mi piace che così ne farò altri. La storia è quella di Tsutaya Ichihashi, al quale mi sono ispirato per questo look. Questo uomo è nato nel 1979, quando ha commesso questo crimine aveva soltanto 28 anni. È nato nella prefettura di Gifu, sua madre era una dentista mentre suo padre era un dottore, quindi si può immaginare come comunque provenisse da una famiglia molto ben benestante. Si è anche laureato nella scuola all'università di Chiba con anche un buon risultato. Tuttavia, benché sulla carta sembrasse avesse tutto, sembra che questo ragazzo fosse uno hikikomori, che per chi non lo sapesse, i hikikomori sono quelle persone che comunque si sentono, insomma, ci sono varie varianti, però in linea di massima sono quelle persone che non riescono a socializzare all'interno della società e quindi si rinchiudono in loro stessi e vivono nelle loro abitazioni senza mai uscire di casa. Sembra anche che lui fosse piuttosto, diciamo, scansafatiche, se vogliamo dire così, infatti non è andato a cercarsi un lavoro. Dovete sapere che in Giappone, appena finite l'università, anzi in tutto l'ultimo anno di università, c'è questo periodo in cui praticamente tutti i laureandi cercano lavoro e appena si laureano, praticamente un mese dopo, perché si laureano di solito verso marzo, già ad aprile o maggio iniziano a lavorare la loro carriera. Questo nel 99% dei giapponesi che scelgono di fare un percorso universitario. Poi chi va alle scuole professionali svolgerà magari una carriera, diciamo, lavorativa differente. E i suoi genitori gli davano una buona paga mensile, tanto che riusciva a pagarsi l'affitto in una casa con ben 3 stanze, probabilmente in campagna, però comunque non è per nulla poco costosa. Sembra comunque che forse questi soldi non gli bastassero, o non si sa per quale motivo, comunque sembra che abbia cercato di rubare in più occasioni. E sembra che tra l'altro abbia aggredito una donna nel cercare di derubarla. E tutto si è risolto in corte e sembra che il padre abbia pagato la donna per togliere le accuse. Si parla di una cifra intorno a 10.000 dollari. Non si sa poi quanto questo è vero, comunque perché non c'è agli atti. In ogni caso l'accusa è stata ritirata. Quindi potete capire come lui, pur avendo commesso un crimine, non in quell'occasione non ne ha subito ripercussioni. E forse questo è uno dei motivi per cui si macchierà di un crimine ben più grave negli anni a venire. E c'aveva anche una morosa, la quale ha detto che lui sembrava fosse estremamente, diciamo, ossessionato dal suo aspetto fisico. Infatti sembrava che andasse in modo compulsivo sempre in palestra. E sembra che corresse ben 20 km al giorno. La ragazza con cui lui si vedeva in quel periodo lavorava a Disneyland e la loro relazione sembrava essere particolarmente stabile. Ma sembra che dal 2007 stesse diventando sempre più mentalmente instabile. Finché il 20 marzo del 2007 ha approcciato una ragazza di nome Lindsay, questa che vedete nella foto. La ragazza era inglese, aveva 22 anni e lavorava in Giappone come un'insegnante di inglese. Sembra che fosse una ragazza molto brillante e intelligente e tra l'altro si è laureata con il più grande honor, con i più grandi oneri, insomma un po' come la lode qua in Italia. E uno dei motivi per cui ha scelto di andare in Giappone sembra che fosse quello di ampliare i suoi orizzonti e fare un'esperienza nuova. In ogni caso, andando al fatidico giorno del 20 marzo, questa ragazza era appena scesa da un treno dal quale era sceso anche il ragazzo Tatsuya.
E quando è sceso dal treno, Tatsuya ha iniziato a farle delle domande un po' particolari che lei non si aspettava. Infatti, l'ha presa un po' di sorpresa perché lui le ha iniziato a dire: "Ah, io ti conosco, tu sei la mia insegnante di inglese." Lei non l'ha riconosciuta, ha detto: "No, non sei il mio studente." E ha preso la bicicletta perché sembrava diventare sempre più insistente e è andata di tutta fretta e furia verso il suo appartamento. E sembra che Tatsuya l'ha rincorsa fino ad arrivare al suo appartamento. E siccome lui si è messo a correre, e non lo so, per qualche motivo Lizzie si è sentita un po' in colpa, e siccome il ragazzo correndo verso il suo appartamento le ha chiesto di poter bere un bicchiere d'acqua, lei ha deciso di invitarlo in casa, visto che comunque lei condivideva l'appartamento con altre due ragazze e non aveva paura che comunque lui le potesse fare qualcosa. La cosa comunque è veramente un po' creepy, perché voi immaginatevi questo uomo che voi non conoscete, che vi ha fatto delle domande comunque fuori luogo e assolutamente infondate, viene dentro casa e viene a scoprire dove vivete. Capite che la cosa è un pochino, diciamo, spaventosa. In ogni caso, lui è salito. Poi c'è anche da dire che magari il fatto di essere straniera comunque in un paese come il Giappone, magari, sai, io non lo so, però ogni tanto quando vedo delle situazioni strane, mi trovo all'estero, a volte penso che magari sono io quello strano e non capisco la cultura, quindi potrebbe essere che magari questa Lindsay l'ha invitato in casa anche perché non si è resa conto, comunque magari, non lo so, magari era un'usanza del Giappone, comunque lei non era lì da tanto, quindi ci sta che non abbia compreso la situazione. In ogni caso, il ragazzo è entrato, ha bevuto il bicchiere d'acqua e ha cominciato a disegnarla. Questo è il disegno che questo Tatsuya ha fatto di questa Lindsay. Lui su questo disegno le ha lasciato praticamente le mail, il suo numero di telefono, eccetera, e alla fine di questo, diciamo, incontro le ha chiesto se avrebbe potuto incontrarla e se sarebbe stata disposta a diventare la sua insegnante di inglese, e gli ha anche offerto una cospicua somma di denaro. E la ragazza ha accettato perché ha detto: "Perché no, insomma, posso conoscere un nuovo amico in Giappone, potenziale nuovo amico, anche un nuovo studente, e comunque vabbè, un po' di soldi in più non fanno male." E questa Lindsay ha raccontato questa storia un pochino a tutte le sue amiche e anche al suo ragazzo che era in Inghilterra in quel momento, dicendo che questo fatto un po' strano che le è capitato e che adesso inizierà a insegnare inglese a questo ragazzo. E qua potete vedere alcuni footage di quando sono andati praticamente a avere questa prima lezione di inglese. Come potete vedere, la ragazza continua a toccarsi i capelli, sembra che sia un pochino non a suo agio. In ogni caso, lei cerca di essere professionale, fa la sua lezione, ma quando arriva il momento in cui Tatsuya dovrebbe pagarla, le dice che ha dimenticato il portafoglio a casa e che abitava lì vicino e che l'avrebbe pagata una volta tornato a casa, e se gli andava bene di andare un secondo da casa sua, che gli avrebbe dato i soldi. Non si sa quanto questa ragazza volesse andare a casa di questo tipo, magari all'inizio era un po' esitante. In ogni caso, alla fine finisce per andare nel suo appartamento. Quando sono arrivati col taxi sotto casa di Tatsuya, la ragazza le ha detto al taxista di aspettare qui sotto, che tanto sarebbe salita solo un minuto a casa di questo Tatsuya. E il taxista, sembra che passato qualche minuto, ha pensato che la ragazza non sarebbe più tornata e quindi vabbè, ha preso e se n'è andato, insomma, alla ricerca di nuovi clienti. E questa è stata l'ultima volta che qualcuno ha visto questa Lindsay viva. La ragazza non ha più risposto alle mail, al numero di telefono, non si è più presentata al lavoro e dopo 2 giorni la sua azienda l'ha data per dispersa, segnalandola alla polizia. Investigando su che cosa era successo a questa ragazza, praticamente la sua coinquilina ha detto che questa ragazza aveva avuto una lezione con questo Tatsuya e da quel giorno non era più tornata a casa. E la ragazza ha dato alla polizia il disegno che questo Tatsuya aveva disegnato quando era stato nel loro appartamento precedentemente. Sembra che comunque, senza un mandato, la polizia non potesse entrare a casa di questo Tatsuya, tra l'altro non può nemmeno bussare alla loro porta, quindi praticamente la polizia ha aspettato nelle vicinanze del suo appartamento senza dire nulla, nella speranza magari che vedessero questo Tatsuya tornare a casa e che potessero farle alcune domande riguardo questa Lindsay. In ogni caso, sembra che Tatsuya avesse visto la polizia e si sia preso una borsa di fretta e furia e scalzo è iniziato a correre nel tentativo di scappare e depistare la polizia. E sembra comunque che il suo piano sia andato a buon fine dal momento che è riuscito a scappare. In ogni caso, la polizia è andata poi dentro il suo appartamento e ha trovato il corpo della giovane praticamente
praticamente privo di vita. Nel giro di lì a poco Tatsuya è diventato uno degli uomini più ricercati del Giappone. Io mi ricordo che era strapieno di poster quando era già arrivato in Giappone, io me la ricordo questa faccia, e c'erano un sacco di poster con la faccia di questo Tatsuya, anche dei poster dove c'era il suo volto photoshoppato come se fosse una ragazza, nell'eventualità che lui cercasse di mascherare il suo aspetto fisico. Sembra che comunque lui abbia viaggiato da lì a quel momento un po' per tutto il Giappone, in aree più cittadine, anche in posti più di campagna, sia stato anche per un periodo in un tempio, abbia anche vissuto nella foresta e addirittura abbia mangiato un serpente quando era affamato. In realtà l'ho mangiato anche io il serpente in Cina, comunque. E niente, comunque la sua fuga è durata per vari anni. E lui praticamente ha scritto tutte le sue emozioni in un diario, in cui ha anche scritto che spererebbe che questa Lindsay tornerebbe in vita e che non avrebbe mai voluto fare quello che ha fatto. E sembra che comunque lui vivesse questo periodo della sua vita in cui viveva nella foresta e cercava praticamente di vivere con quello che trovava per strada, come i serpenti, come un momento per redimersi di tutte le sue colpe. Sembra che comunque questo uomo mettesse sempre la mascherina, so che adesso sembra una cosa normalissima, in realtà in Giappone la mettono in tanti, e che era riuscito comunque ad andare in alcuni shopping mall, eccetera eccetera. Era veramente difficile trovarlo, perché comunque aveva una faccia piuttosto comune, diciamo. La polizia ha quindi deciso di offrire una cosa come $100,000 a chi riuscisse a trovare questo assassino e a fare giustizia. E lui tra l'altro ha anche detto che c'è stata una volta che ha camminato vicino a una stazione di polizia e ha visto un poster con la sua faccia. E è stato in quel momento che ha deciso di praticare della chirurgia plastica su se stesso per alterare il suo aspetto fisico. Con un coltello ha deciso di tagliare il suo labbro per farlo sembrare più sottile, e inoltre con una specie di bisturi ha rimosso anche due nei che aveva sul volto. Ha anche utilizzato praticamente un ago e se l'è passato, non so in che modo, però l'ha messo su per il naso per cercare di restringere, diciamo, il suo naso e farlo sembrare un pochino più piccolo. In ogni caso lui si rendeva conto che questo non era abbastanza per non essere riconoscibile, e quindi ha deciso di sottoporsi anche degli interventi di chirurgia attraverso un professionista proprio in un ospedale. Tuttavia, per poter realizzare ciò aveva bisogno di alcuni soldi, e quindi ha iniziato a lavorare in un cantiere e è riuscito a raccimolare una cosa come 10,000 euro, e quasi tutti li ha spesi in chirurgia plastica. Sembra che si sia rifatto il naso due volte per farlo, diciamo, più alto e diverso da quello che lui aveva prima di questa operazione, e ci sono anche delle rumors che dicono che ci sia messo delle protesi alle guance e che si sia fatto quell'operazione, sapete, degli asiatici per il double eyelid. Però voi dovete sapere che quando voi andate a farvi un'operazione chirurgica, molto spesso queste cliniche vi fanno una foto del prima e del dopo, un po' per far mostrare al paziente che cosa è cambiato nel loro volto prima e dopo l'operazione, un po' anche per essere, diciamo, avere del record di cosa delle operazioni svolte. E è stato proprio grazie a questa foto che comunque la polizia è riuscita a risalire a questo uomo, perché innanzitutto chi gli ha fatto queste operazioni chirurgiche si erano accorte delle cicatrici e hanno ipotizzato che questo uomo si fosse tolto, diciamo, due nei, e hanno notato anche che questa faccia era stranamente familiare a quella di questo famoso ricercato assassino. E queste foto di questo uomo sono state date alla polizia e sono state trasmesse in TV. Sembra che questo ricercato si sia visto in TV con il suo volto dopo la chirurgia plastica e che il suo cuore abbia iniziato a battere fortissimo. Per depistare ancora una volta la polizia si è andato a mettere una finta barba e dei finti baffi e ha cercato nuovamente di scappare dalla polizia. Dopo che si è tagliato i capelli eccetera, ha cercato di prendere un aereo per andare a Okinawa, dove sono stato di recente, vi farò a breve un video, non so se questo è il momento migliore per pubblicizzare il mio video di Okinawa, ma in ogni caso ha cercato di appunto prendere questo aereo, e è stato lì che lo hanno riconosciuto e lo hanno finalmente arrestato. Ben due anni e mezzo dopo che la polizia ha iniziato a cercarlo, quindi potete capire come per 2 anni e mezzo lui è riuscito a scappare dalla polizia. Sembra che comunque l'uomo ha detto che non ha mai cercato di uccidere questa Lindsay e che quello che è successo è stato semplicemente un incidente.
Non so quanto gli riuscirei a credere, ma in ogni caso questa è la sua dichiarazione. Ha detto anche che aveva provato a, diciamo, salvarla in qualche modo, però non c'era riuscito. Probabilmente questo era anche un modo per ottenere forse una pena meno grave. Dovete capire che se fate un omicidio premeditato o meno, la pena è ben diversa. È stato sentenziato con l'ergastolo, quindi dovrà passare il resto dei suoi giorni in carcere. Questo tizio ha anche pubblicato un libro e ha cercato di dare tutti i guadagni di questo libro alla famiglia, che però ha rifiutato e non ha voluto avere niente a che fare. In questo diario, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, lui ha parlato di tutte le emozioni che ha vissuto in tutti questi 2 anni e mezzo in cui ha cercato di sfuggire alla polizia, però non è mai entrato nel dettaglio in quello che è successo quel fatidico giorno in cui ha tolto la vita a questa Lindsay. E è anche stato fatto un film e la famiglia era completamente contraria all'idea di questo film perché ha detto che lo ha trovato estremamente irrispettoso nei confronti di Lindsay, quella ragazza che questa famiglia ha perso. Tra l'altro, l'attore molto famoso di Fujioka ha recitato il ruolo di questo Tatsuya. In ogni caso, ragazzi, questa era la terribile storia di oggi. Io voglio sapere assolutamente che cosa ne pensate e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e volete altri video su crimini giapponesi o asiatici in generale, scrivetemelo qui sotto nei commenti e cercherò di realizzare altri video come questo. Grazie mille per essere stati con me e noi ci vediamo al prossimo video.